Come sei arrivato qui? Sono arrivato qui grazie alla mia passione per la divisa della Polizia Penitenziaria innanzitutto, perché era un sogno che avevo fin da bambino e che ho realizzato ormai da 10 anni. Mi trovavo durante una sfilata carnevalesca con la propria famiglia, è successo un episodio fortunatamente finito bene, che questo ragazzo che era caduto aveva sbattuto la testa e stava finendo sotto di un mezzo agricolo, un trattore per l'esattezza, durante questa sfilata di carri allegorici. Ho avuto pronti riflessi, immediatamente l'ho tolto dalla traiettoria delle ruote, poi ho fatto un soccorso BLS, diciamo di primo soccorso, proprio perché non si era ingoiato la lingua e quindi aveva delle occlusioni. Immediatamente ho messo in posizione necessarie per estrarre la lingua e tutto, e così fortunatamente è finito bene tutto l'evento. Come ti senti essere tra quelli che sono stati definiti oggi eredi di Leonardo da Vinci? Io sono emozionatissimo, come si vede anche dalla voce, che è una bellissima sensazione che sinceramente non provavo, non credevo di essere, cioè, di arrivare qui sinceramente, ed è un'emozione grandissima, proprio essendo la stessa emozione da quando ho prestato il giuramento nel Corpo di Polizia Penitenziaria, una emozione grandissima.